siamo arrivati alla conclusione di un percorso complicato. Adesso si comincia la campagna elettorale, come giusto che sia, anche perché mancano poco più di 2 mesi di elezioni. E il nostro candidato, Ferruccio Sans, ha il compito, è stato investito del compito invece di provare a tirare dentro, a coinvolgere Italia Viva e altri soggetti che sono fino a ieri dichiarati comunque dubbiosi su questo tipo di percorso. Ricordo che l'unico percorso in Italia che abbraccia, diciamo, lo schema di alleanza di governo, ovvero il centro-sinistra con i 5 Stelle, in nessun'altra regione d'Italia questo esperimento è andato a buon fine, quindi questo per me è motivo di grande soddisfazione. Chiaro che sarà da lavorare perché la partita è complicata, ma averlo portato a termine secondo me è un motivo di grande soddisfazione. Non ritiene, Pastorino, poi vediamo i quotidiani, che si sia perso davvero tanto, troppo tempo, considerato che poi alla fine si è andata a convergere la scelta su un nome che era già sul tavolo da parecchio tempo, addirittura c'era un comitato che già lo sosteneva. Ma sì, cioè, perso tempo, diciamo, è un'espressione soggettiva, ecco, diciamo così, dal momento in cui comunque l'operazione, ripeto, era complicata. Ricordo che 5 anni fa il candidato Giovanni Toti, ora presidente, attuale presidente, entrò in campo a 60 giorni dalle elezioni, indicato da Silvio Berlusconi, quando già in campo c'era un altro candidato del centrodestra già in campagna elettorale, che era Edoardo Rixi. Quindi so dire, forse abbiamo fatto prima noi, se ne mancano 65 di giorni rispetto a Toti. Per cui le operazioni non sono mai facili. Secondo me il percorso è stato lungo, ma ha necessitato di passaggi doverosi, come quello della direzione all'interno della direzione del Partito Democratico. Dopodiché sarà compito di Ferruccio Sansa e di noi tutti di provare a rendere questo il nostro campo, diciamo così, più largo possibile, perché secondo me la partita per la regionale è vero, è in salita, ma si può vincere.